oggi la crisi è legata a più fattori che tra di loro concorrono. Sicuramente l'aumento dell'energia è la situazione più drammatica. Aspettavamo di vedere una stabilizzazione dei prezzi, ma oggi il gas ha superato addirittura i 300 euro per megawattora. In queste condizioni, chi ha bisogno di usare le macchine agricole sui terreni, chi ha bisogno della catena del freddo, chi ha bisogno di distribuire in un sistema che per l'85% va ancora su ruota, ha una esplosione dei costi di produzione che stanno portando 1 su 10 le aziende agricole a chiudere, 1 su 4 quelle alimentari a tagliare drasticamente gli ordini. Da una parte soffre chi produce, dall'altra soffre e purtroppo soffrirà sempre più il consumatore, che ha di fronte settimane e mesi in cui i beni di prima necessità continueranno purtroppo ad aumentare, erodendo però anche la marginalità di quelle piccole e medie imprese che sono la forza del settore italiano. Un'azienda su 10 agricola sta chiudendo, di chi è la responsabilità? È piuttosto complicato dirlo. La responsabilità principale, al di là di fatti contingenti, è di chi ha pensato che si potesse smantellare la produzione energetica europea ed italiana, che si potesse smantellare la produzione agroalimentare secondo un modello di globalizzazione senza regole che portasse l'Italia a comprare energia o beni alimentari di prima necessità in qualsiasi parte del mondo, lo si producesse ad un costo inferiore. Questo sistema ha fallito. Si è capito che spostare la produzione energetico-alimentare vuol dire innanzitutto spostare l'impatto ambientale in altri continenti che inquinano più di noi, vuol dire favorire la speculazione finanziaria che lega e condiziona un paese che è dipendente dall'estero per beni di prima necessità, e soprattutto vuol dire creare ed esasperare un gap tra famiglie meno abbienti, tra chi ha e chi non ha, cosa che genera, nel momento in cui tocca i beni di prima necessità, tensioni sociali molto profonde. Che cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Lei ha parlato di un ottobre nero. È chiaro che dovremmo aspettarci un'inflazione che continua a salire, misure di compensazione nei mesi di settembre e ottobre dovranno essere assolutamente adottate. Quindi lei parlava di Europa, io continuo ad auspicare che l'Europa capisca che bisogna fare ancora debito pubblico europeo, bisogna fare debito europeo condiviso per superare una delle più gravi crisi, questa del gas e dell'energia, è addirittura superiore a quella del Covid, quindi nei periodi di necessità egoismi tra stati devono scomparire.